Ciao a tutte ragazze e bentornati in un nuovo video. Oggi video sui preferiti del mese precedente, quindi del mese di agosto. Iniziamo subito. Come preferito skincare o comunque cura del corpo, questo mese vi faccio vedere un acquisto che ho fatto di recente che ha incuriosito molti di voi. Non si tratta di cura della pelle, ma di cura, trattamento dei capelli e di una piastra in particolare. Ho acquistato questa piastra da Lidl. C'era una promozione a 11,90 euro se non sbaglio. Anche qui c'è stata tantissima curiosità da parte vostra su Instagram, tant'è che appunto l'ho comprato per una mia amica, un'altra mia amica me l'aveva richiesto ma non sono riuscita a passare. E si tratta proprio di questa piastra per capelli, fatta in questo modo, quindi ha un gancino che consente di appoggiarlo. Qui ha la pinza che io in realtà non uso e poi appunto è fatta in questo modo, una forma diciamo un po' particolare, però insomma ha solamente il pulsante acceso e spento, si accende veramente velocissimamente e il capello va appunto attorcigliato. In realtà nell'immagine c'è scritto di mettere, cioè si vede che deve essere fissato nella pinza. Lì, secondo me, va usato un po' come riuscite. Io non la utilizzo la pinza, però magari se vi va di vedere un video, diciamo, di utilizzo di questa piastra, fatemelo sapere perché ve lo realizzo molto volentieri. Allora, l'ho utilizzato qualche volta. Una volta con i capelli appena lavati e asciugati, e lì il mosso era molto piccolo, nel senso il riccio era molto stretto e è durato un po' di meno. Un'altra volta invece l'ho utilizzata sul capello lavato il giorno prima, quindi asciugato molto bene e diciamo già un pochino sporco. Su quello l'effetto era molto più bello, secondo me, e più duraturo, perché il riccio era più voluminoso e il capello è rimasto riccio per più giorni. Considerate che io normalmente non ho un capello molto facile da domare, quindi il riccio mi dura veramente molto poco. In questo caso, fino al lavaggio successivo, i capelli erano molto, diciamo, naturali e quindi mi piace tantissimo questa piastra. Logico che è una piastra che scalda abbastanza, infatti dovete tenere il capello su per pochi secondi. Io non amo utilizzarlo tutte le volte, però quella volta che voglio il capello mosso, so che con questo prodotto vado sul sicuro, quindi per il prezzo che ha, io veramente ve lo consiglio. Per quanto riguarda invece il make-up, questo mese nel mio progetto smaltimento mi sto impegnando a utilizzare di più prodotti per labbra e vi faccio vedere un pochino quelli che mi stanno piacendo di più. Allora, il primo in assoluto, di cui vi ho già parlato mille volte, vi ho fatto una testa così, è questo rossetto di Puro Bio, lo 02, che deve essere sabbia rosata, una cosa del genere. È questo praticamente color labbra, un po' più intenso rispetto al mio color labbra, che però me le rende veramente molto eleganti e soprattutto perfette. Anche il mio fidanzato si è accorto che lo indossavo proprio perché vedeva che avevo le labbra particolarmente curate, senza pellicine, non lucide ma neanche opache, e quindi è un prodotto che io sto veramente adorando e lo sapete già. Un altro rosa, però più fucsia, è questo rossetto Lakshmi, il 57 lipstick. Lilac Peony mi pare si chiamasse. Questo appunto lo vedete, è più acceso, un fucsia più acceso, però che mi sta piacendo molto perché appunto quando voglio dare una botta di colore, sicuramente questo è un colore molto estivo, molto fresco, molto romantico e quindi vado sul sicuro. Se voglio fare invece un make-up tranquillo, però non voglio utilizzare il rossetto di Puro Bio, ho trovato questa combo tra queste due colorazioni di pastello. Adesso vi dico subito quali sono. Io ho ancora la vecchia formulazione, sono Amore e Psiche, quindi devono stare insieme. Allora, questo assomiglia molto a quello di Puro Bio, che è Amore, però è un po' più rosato intenso. Questo invece
Psiche beige è un beige che va un po' troppo a diciamo annullare il colore delle mie labbra, quindi non mi piace utilizzarlo da solo. Però utilizzare lui e solo al centro, facendo un effetto un po' ombré, Psiche mi piacciono veramente tantissimo. Sono un pochino più duri rispetto alla nuova formulazione, ma per me appunto sono prodotti validissimi dal prezzo ottimo, quindi assolutamente ve li consiglio. Poi, per quanto riguarda l'abbigliamento, il preferito, non vi posso che citare questo acquisto fatto negli ultimissimi giorni di agosto, che vi ho fatto vedere su Instagram Stories. Allora, si tratta di questa gonna acquistata su Zalando. Allora, qua non spero che si veda abbastanza bene, non è un rosso aranciato, è proprio un rosso. È una gonna a vita alta, molto ampia, addirittura ha qui le tasche e fa un po' l'effetto anni 50-60. È quella forma di gonna che secondo me dona a tutte, perché a quelle come me che hanno poche forme le crea, a quelle che ne hanno secondo loro un pochino troppe va a nascondere. Questa è in cotone, l'ho pagata con i saldi 22,50 € e mi piace da morire. E l'ho comprata non così perché me ne sono innamorata a caso, io cercavo una gonna rossa da mettere con lei. Ve la ricordate questa camicina? Lei è una camicina bellissima perché è molto leggera. Queste frappoline qua sopra che veramente sono un amore. Poi, essendo così leggera, sta molto aderente alla figura, quindi vi va a segnare bene il punto vita. Ma non sapevo con cosa abbinarla se non con dei jeans, che però secondo me la sminuivano tanto, e quindi loro due insieme sono perfette. E sono dello stesso rosso, tra l'altro, quindi sono contentissima ed è il mio prodotto preferito. Per quanto riguarda la canzone del mese, sono stata di recente al concerto di Arisa. Si parla dei primi giorni di settembre, però vabbè, mettiamolo in agosto. Così, io ve la cito perché per me è una cantante bravissima e poi mi fa insomma sbellicare perché è simpaticissima. Vi ho messo qualche Instagram Stories su Instagram appunto, perché lei ha anche chiacchierato con noi durante tutto il concerto, è stata veramente simpaticissima e ha reso il concerto anche un pochino più leggero. Anche per qualcuno che magari non l'apprezzava al 100%, vedi il mio fidanzato che ha fatto una grandissima, un grandissimo gesto d'amore e mi ha accompagnato. Però per me Arisa è una cantante bravissima, proprio a livello di qualità vocale, di saper cantare, perché io amo i cantanti che sanno cantare. Amo i testi, ma amo anche che chi canti le canzoni abbia veramente una dote, non semplicemente che canticchi, e per me lei è bravissima. E la seguo da tanto tempo, conosco tante sue canzoni, quindi essendo qua a Modena in concerto, non ci ho pensato due volte. Ho fatto fatica a trovare un accompagnatore perché il mio fidanzato doveva essere praticamente l'ultima ruota proprio, però alla fine si è convinto. Forse memore di qualche piacere che gli avevo fatto io, però si è anche divertito, cioè gli è piaciuto, l'ha apprezzata tanto, quindi assolutamente per l'ultimo periodo la canzone è, diciamo, a risa a tutto tondo. Per quanto riguarda invece il film, questo è un film che ho visto ad agosto durante le ferie, un film che è uscito al cinema e si chiama USS Indianapolis. Sì, esatto. È un film di guerra. Questo è stato un piacere fatto al mio fidanzato perché normalmente i film di guerra non mi fanno impazzire, perché non mi piace vedere morire della gente. Io preferisco vedere dei film un po' più leggeri per stare un pochino meglio. Però appunto, comunque, la trama mi ispirava, quindi siamo andati. Ed è questo film, USS Indianapolis è una nave militare, è stata una nave militare americana che ha trasportato segretamente la prima bomba atomica che è stata utilizzata in Giappone. E essendo appunto una spedizione segretissima, non aveva la scorta che potesse in qualche modo anticipare la presenza di sottomarini giapponesi nelle acque che stavano appunto così
attraversando. Sono riusciti per la prima tappa a portare la bomba atomica dove doveva essere consegnata, però non sono riusciti ad arrivare a destinazione, a tornare indietro, insomma, perché appunto la nave è stata attaccata da un sottomarino giapponese. Il problema è stato principalmente il fatto che, appunto, essendo una così una spedizione assolutamente segreta, né gli americani né i giapponesi sapevano che questa nave fosse appunto per mare, e quindi quando è stata fatta la segnalazione del fatto che fosse stata fatta affondare, né gli americani né i giapponesi hanno tenuto conto di queste segnalazioni fatte sia dalla nave americana, appunto, sia da quella giapponese che aveva colpito. E su questa nave c'erano circa 1200-1300 passeggeri. 300 si sono salvati subito, riuscendo appunto a mettersi sulle navi che avevano di salvataggio, sulle barchette, le piccole imbarcazioni salvagente che avevano, mentre gli altri 900 sono rimasti così allo sbaraglio in mare. Nei 5 giorni successivi, che sono stati appunto i giorni che hanno sono trascorsi dall'affondamento della nave al ritrovamento dei superstiti, tantissime persone sono morte a causa degli squali, perché quello era uno dei punti più pericolosi, perché appunto abitati da tantissimi squali, oppure per la pazzia dovuta all'aver bevuto acqua salata. Però tanti fortunatamente si sono salvati, circa 200-300 persone, anche qui grazie all'umanità di un pilota americano che dal suo aereo ha visto questa distesa, inizialmente la distesa di carburante nel mare e poi la distesa di persone, purtroppo sia morte che vive, nel mare, appunto. Visto che nessuno sapeva di questa nave, anche se questo pilota aveva appunto fatto presente che aveva avvistato queste persone, dall'America avevano dato appunto assolutamente il comando di non scendere e di non aiutare nessuno, perché nessuno sapeva di questa nave, ma questo pilota e la sua umanità hanno fatto sì che appunto andasse contro questi comandi e che andasse a salvare queste persone. Il comandante di questa nave, della USS Indianapolis, è stato interpretato come attore da Nicolas Cage, e secondo me è stato veramente bravissimo. Non è un attore che io amo, però l'ho apprezzato tanto in questo film. Purtroppo, questa è una storia vera, quindi purtroppo nella realtà, così come si vede nel film, il capitano è stato fatto passare come colpevole di questo fatto, perché diciamo che si è sottolineato il fatto che avesse seguito una serie di manovre non consentite, anche se in realtà appunto non era colpa sua, ma del fatto che nessuno avesse innanzitutto creato una scorta per questa nave e in secondo luogo che avesse segnalato la presenza di questa nave. E il fatto di aver fatto pesare appunto questo avvenimento così brutto sulle spalle di una sola persona, che è stata in realtà decisiva per il salvataggio di tante persone, ha fatto sì che purtroppo per lui la vita dopo questo evento fosse diventata talmente pesante da provocare purtroppo prematuramente la sua morte. Quindi questa cosa mi è dispiaciuta tanto, perché quando ci sono persone che si battono veramente per la vita, insomma, di tante altre, soprattutto lottano nella verità, nel comportarsi in maniera etica, quando vedi invece altre persone che cercano di difendere il proprio lavoro sbagliato, è un peccato. A me dispiace sempre tanto, quindi sapere di questa fine è stato brutto, però anche comprensibile.
Quindi niente, diciamo che vi ho spoilerato tutto il film, ma per farvi capire appunto l'intensità e il messaggio di questo film, quindi ve lo consiglio veramente. Niente, per questo video è tutto, spero di avervi tenuto compagnia e se vi va ci vediamo al prossimo. Ciao!